Le notizie che escono all'acquisto di un grande campione sono la forma filosofica perfetta, come parlare di niente in centinaia di pagine. Prendiamo l'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juve, una notizia interessante, sì, ma per 5 minuti però, no per 6 mesi, andiamo, non è neanche eclatante. Le grandi squadre comprano i grandi campioni, è ciò che avviene. Sarebbe stato eclatante se il Frosinone avesse acquistato Cristiano Ronaldo o se il Real Madrid avesse acquistato mio fratello. Ma poi ci sono tutte le notizie che a grappolo fioriscono dalla notizia principale, no? Per esempio la stampa ha pubblicato la storia di uno che è quello che ha scoperto la trattativa. Lui era in vacanza in Grecia, no? E dopo sotto un pergolato scorge Cristiano Ronaldo insieme con Agnelli, che è un rampollo Magnaschei di Torino. Tira fuori il telefonino, gli fa subito la foto. Oh, tutti i giornali corrono e vanno a intervistare l'eroe del giorno. E lui cos'è che dichiara? Appena me ne sono accorto, l'ho raccontato a tutti quanti. E c'è da vantarsi? Scusa un attimo, sei uno che non si tiene neanche la piscia e questa sarebbe la tua qualità? E poi ci sono le notizie dell'indotto emotivo, amoroso, su tutti i giornali, conosciamo meglio Giorgina. Chi è Giorgina? La donna di Cristiano Ronaldo? Come si può vivere senza sapere chi è quella che si guzza Ronaldo, che è anche un passo avanti per la emancipazione femminile? Come no? Cioè, una donna che diventa celebre perché uno famoso le lecca la passera. Tutti devono sapere chi è, no? Un passo avanti, no? Cioè, le donne di quei famosi, guarda che sono, hai presente la donna quella de Salvini, che mi hanno detto che era famosa anche lei, ma io non so neanche chi è, ma comunque lei, si è parlato di lei quando si è fatta da parte, no? Ha detto io sto nell'ombra perché lascio a te la campagna e io sto nell'ombra a stirare le camicie bianche, hai visto? Lei stira le camicie bianche per far politica, che sono quelle che sono loro che hanno le idee, no? Ma io mi chiedo, quante camicie deve lavare, stirare sta povera donna che lo vedi che è sempre unto, lui già è sudato come un bufalo, no, ma è per quello che mangia, cioè vedi che nelle foto è sempre lì che si ingurgita kebab, la pizza, l'hamburger, no, sempre che con sta sugna che gli cola nelle camicie. Quante camicie deve lavare sta povera donna? Allora facciamo una campagna, liberiamo sta donna, Salvini, facciamo un appello, dai mo, e dal 95 che prendi 20.000 euro al mese per non fare un cazzo, tira fuori 500 euro, paga una donna che ti stira le camicie, non ti piace negra, e prendila de Bergamo magari, ma tira fuori sti soldi, dai, che sei un tirchio, che è un Tyrannosaurus Rex in confronto a un spendaccione, Dio caro. Red Box. Bene, anche in questa puntata spulciamo tra le notizie per carpire i segni e capire come orientarsi in questa sciarada che è la vita. Le notizie sono filtrate dal mio Fat Phone Assistant. Aspetta che lo accendo. Ehi, Fat! Dimmi, stronzo! È umanizzato al 100%, Non avevo bisogno di niente, era solo per sapere se sei ancora in vita. Crepa! Dunque... Impiccati! Risparmio. Notizia economica questa, Il 40% degli italiani investe senza comprendere. E in cosa ha investito? Non lo so. Non ho capito bene. Ho buttato i soldi nel mucchio. Quando poi vinci dei soldi, scopri che i tuoi parenti sono tutti esperti finanziari. Ho appena vinto 1.600 euro alla bisca clandestina della parrocchia. Come potrei investirli? Io ti consiglio il comparto alimentare, perché tutto passa di moda, ma la gente avrà sempre bisogno di mangiare. Ho capito, ma non è che avrà sempre bisogno di mangiare proprio da me. Fabri Fibra condannato per diffamazione. Ha offeso la reputazione di Valerio Scanu. E chi è? Nel brano A me di te, con frasi ingiuriose come gli ho abbassato i pantaloni e sotto aveva un tanga. Mi sono fatto Valeria Scanu. Ma io dico, se neanche un rapper può usare un linguaggio ironico e grottesco, chi può farlo? Diffamazione? Cosa deve cantare Fabri Fibra? Il Signore mio pastore, non manco di nulla. A parte che
Mi son chiesto perché ce l'ha così tanto con sto Valerio Scanu, eh? Fibra, si vede che lo disprezza come artista, lo trova commerciale, eh? No, perché invece fare l'imbonitore della Wind per rifarsi il tinello, no Fibra? È vero però che siamo un popolo di permalosi. Ricordo quando Dario Fo citava un articolo di Repubblica che raccontava che gli operai avevano lanciato uova marce contro i capi dei sindacati e l'associazione dei produttori uova scrisse al giornale chiedendo una rettifica e dichiarando: le nostre uova non sono marce. E a questo proposito sentiamoci una canzone dei Cugini di Balasso. Fosse uno che invece di fare una riforma facesse una forma, un'opera vera che mi dica della vita intera. La forma non piace perché è troppo tenace, eppure qualunque sentimento è fatto di forma, è fatto. Tu mi dici che mi ami, che tanta voglia di vedermi tanta, ma la benzina costa 1,80 euro. Fanculo al petrolio, fanculo all'amore, mi chiavo una del quartiere, mi chiavo una del quartiere, mi chiavo una del quartiere. Non abbiamo più memoria e siamo pieni di dubbi, ma noi siamo qua per dare risposte. Telefonateci, fateci qualsiasi domanda e noi vi daremo una risposta qualsiasi. Ehi, Fat! Devo passare un paio di telefonate. Vedi, ha un'intelligenza esperienziale. Impara una cosa e non la dimentica più, come i cani, eh. Però bisogna trattarlo un po' così. Bravo, Fat! Ti sei comportato proprio bene. Crepa ipocrita. Pronto? Pronto! Sono Carlo da Vicenza. Mi dica. Volevo sapere, sono più intelligenti i cani o i gatti? Guardi, basta leggere Focus per capire che i cani hanno il doppio dei neuroni rispetto ai gatti, quindi sono più intelligenti. Ma il mio gatto è intelligentissimo, mi chiede di aprirgli la porta, mi chiede da mangiare per dire è geloso di mia moglie, eh? E a lei uno geloso le pare intelligente? Guardi, al mio gatto ci manca la parola. Questo è un handicap, ma non è che perché il gatto è suo allora è intelligente. Mia cugina dice sempre che suo figlio è un genio e invece ha una testa che non la mangia neanche Giovanardi. Va bene, dica quello che vuole, ma il mio Johnny Depp è molto intelligente. Beh, visto il nome che gli ha dato, non è il gatto che è intelligente, è il padrone che è mona. Grazie. Pronto? Pronto. Buongiorno, sono un attento lettore delle scritture e ho studiato Nostradamus e altri testi scientifici, insomma, osservando ciò che avviene. Mi sembra chiaro che la fine è vicina. La fine di quale serie in particolare? No, no, io intendevo proprio la fine del mondo. È chiaro che i segni ci sono tutti. Sì, sono d'accordo. Uno con la felpa che diventa ministro è un chiaro segno che la fine si appropinqua. Ecco, la mia domanda è, secondo lei, quando di preciso arriverà la fine del mondo? Guardi, io ci scommetterei che il mondo finisce di giovedì, perché in mezzo alla settimana c'è meno traffico e magari è più facile trovare un ferramenta aperto. Grazie. Bene, e adesso veniamo all'unico motivo per cui gli artisti se la tirano, e cioè Iskay. Vi mandiamo un bello spottone di propaganda che, invitandovi al consumo compulsivo, vi ricorda contemporaneamente quanto il vostro cervello sia labile. Nei film l'eroe mette i proiettili nel caricatore della pistola oppure aggiusta la coppa dell'olio, comunque sta facendo qualcosa di molto serio ed eroico, e si accende una sigaretta e, avvolto in questa nuvola di fumo, a te appare più bello ed eterno. La donna a casa aspetta, trafitta da strisce di luce che filtrano dalle persiane e sapientemente illuminata dal direttore della fotografia che le ha piazzato un controluce sui capelli che li rendono incandescenti. Senti, lei si accende una sigaretta e, avvolta in questa nuvola di fumo, a te appare chiavabilissima. L'eroe torna a casa, versa del whisky nei bicchieri, prima butta il ghiaccio con quel tintinnio che ti ricorda le musichette di quando eri bambino, e allora brindano. Brindano e bevono e i loro occhi sono lucidi, sono brillanti, sono penetranti. Anche tu vuoi essere come l'eroe, anche tu vuoi essere come la bella. E allora bevi e fumi.
Ma non è la stessa cosa, diciamo, tu fumi fuori dal locale ingobito dall'umidità, ecco, e non è che ti accendi la sigaretta con nonchalance, no no, in fretta perché comincia a fare anche freschino, finisci la sigaretta e entri di corsa nel locale, per scaldarti ti inquarti di spritz, il tuo aspetto è tutt'altro che eterno, e allora ti balena il sospetto, forse stai conducendo una vita di merda. E allora, cosa fare? Qual è il rimedio quando la vita è una merda e tu non ne puoi uscire? Bevi di più! Fuma di più! Se non riesci a uscire dalla merda, l'unica è cambiarne la percezione! Bevi di più! Fuma di più! Campagna per la sedazione delle coscienze! E adesso fate molta attenzione alle precise parole di questo articolo. Mi pare sia apparso sulla Repubblica di Parma, mi pare. Economia. Chiesi mette nel portafoglio Euchessina e Antonetto. La filiale italiana rafforza così il suo posizionamento nell'area gastrointestinale. Questa non la commento perché non si può commentare la perfezione. Eva Auling, la suocera del premier Conte, era un'attrice di Tinto Brass. Adesso, cosa sposta questa notizia negli equilibri politici di una nazione? Come abbiamo fatto a vivere fino adesso ignorando che il premier, che già poveretto deve chiedere permesso quando parla, ha una suocera che si chiama come un antidolorifico e faceva l'attrice? I giornali hanno riportato questo come uno scoop proprio, giornalismo d'inchiesta. E adesso schiariamoci le idee col nostro opinionista che parlerà di razzismo. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Il problema del razzismo non è un problema che si può girarci intorno, perché io lo dicevo in tempi non sospetti, bisogna dare una risposta chiara e inequivocabile. Per quanto riguarda il razzismo bisogna sgombrare il campo da un possibile equivoco, al di là del teatrino della politica, ma soprattutto al netto delle polemiche di queste settimane, dobbiamo metterci tutti intorno a un tavolo, rimboccarci le maniche, oppure prima rimboccarci le maniche e dopo metterci tutti intorno a un tavolo e discutere, ma tutti insieme però, non uno a volta oppure a giorni alterni o in fila indiana, tutti insieme discutere del problema, perché lo sappiamo che gli italiani hanno un unico scopo comune, e cioè indipendenza del Veneto, insomma. Uno è un ingegnere costretto a cambiare mestiere, l'unica cosa che può calcolare è quello che riesce a bere. La professoressa, schiacciata dalla pressa del precariato del giovane ingrato, si sente un po' depressa. I conducenti del camion trasportano calze di nylon da 12 ore, bestemmie, sudore, 300 euro a cranio. Vite provvisorie, racconti senza storie, tutti si sentono di passaggio, tutti s'arrangiano la meno peggio. Il tipo informatico ambito sulla tastiera incarognito ti scuce 6.000 verdoni per la bella copia di un sito. Quell'altro che spurga i tombini, schifato da grandi e piccini, per un pomeriggio di merda mette su 90 eurini. La zoccola senza futuro che si fa sbattere contro il muro finanzia gli studi al bambino con la sola forza del culo. Vite provvisorie, racconti senza storie, tutti si buttano sull'uomo a terra, tutti si esaltano per la guerra. Uno si scaglia sui social contro la ESSO, contro la Total, ma quando si mette al volante sgasa manetta peggio di Vettel. L'altro rincorre i cantanti per farci dei selfie importanti e mostra il telefono a tutti, ma scopre che guardano solo i cantanti. Quello si accuda alla coda, sognando cagate di moda, dentro il cervello un parghese fa il saggio sui social, peggio di Yoda. Vite provvisorie, racconti senza storie, gente che ha votato per un altro risultato.
Questa ama le bestie, le adora come le ostie, ma tratta gli esseri umani come dei cani, come molestie. La foto in costume da bagno, la tipa si informa e si impegna, perciò tiene Socrate in mano, ma vuol far sapere quanto è fregna. Quell'altro ha fatto palestra perché si sente di destra, ma usa i bicipiti solo per tagliare il pane e mangiare la minestra. Vite provvisorie, racconti senza storie, bocce ferme, mele col verme, spari sulla folla inerme. Iscritto a 300 concorsi, tutti gli fanno discorsi, all'ennesimo esaminatore ha staccato l'orecchio a morsi. Quell'altro ha scoperto che sta sotto la soglia di povertà, ma non ispira troppa pietà. Dentro la macchina di papà, la madre di quattro bambini inciampa su pianti e panini, segretamente sogna il silenzio di un convento dei cappuccini. Vite provvisorie, racconti senza storie, mafie, calzoni, bombe dai droni, non ci sono paragoni. Le vite della gente non contano mai niente, ma esplodono come una bomba molto poco intelligente.